Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova edizione del TG. Come mi hanno ormai da millenni, il secondo sabato di settembre a Reggio Calabria si celebra la festa in onore di Santa Maria, Madre della Consolazione, patrona e protettrice della città. Guardiamo il servizio. Questa sera, per tutta la notte, assisteremo al tradizionale pellegrinaggio diocesano, con veglia di preghiera. Come ogni anno è presieduta dall'Arcivescovo sempre nella Basilica dell'Eremo, alla quale partecipano una moltitudine di fedeli. Sabato, dopo la Santa Messa di questa notte, la sacra icona della Madonna della Consolazione si accompagna processualmente per essere consegnata all'Arcivescovo a Piazza del Popolo e da qui procede alla presenza del clero, dei religiosi, delle autorità civili e di numerosi devoti alla volta della cattedrale. Il martedì seguente, alle ore 10, Santa Messa Pontificale in Cattedrale, presieduta dall'Arcivescovo con offerta del sero da parte del Sindaco della città. Alle ore 18, processione delle sfide della Madonna per le vie cittadine. Reggio Calabria, il GIP Pedone nega gli arresti domiciliari a Rappoccio. Reggio Calabria, rigettata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, Vincenzo Pedone, l'istanza di arresti domiciliari nei confronti di Antonio Rappoccio, il consigliere regionale della Calabria del PRI, eletto con la lista Insieme per la Calabria, arrestato con l'accusa di associazione per delinquere, corruzione elettorale aggravata, truffa e peculato. L'istanza era stata presentata dal difensore di Rappoccio, l'avvocato Giacomo Iaria, dopo l'interrogatorio del consigliere regionale svoltosi il 31 agosto scorso. Sulla richiesta della difesa aveva espresso parere contrario l'avvocato generale Francesco Scuderi. Il legale si è riservato di impugnare nelle opportune sedi il provvedimento. Ciò che auspica, conclude il difensore di Rappoccio, è semplicemente che si possa giudicare la posizione cautelare con la consueta serenità e senza che il clima mediatico, che ha rivestito un ruolo decisivo nella vicenda, abbia ad intaccare la sacralità dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge sulla sanità. Dopo una riunione fiume durata oltre 6 ore, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge sulla sanità firmato dal Ministro Renato Balduzzi. Il provvedimento, composto da 16 articoli e non da 27 della prima bozza, è stato presentato dal Premier Mario Monti come un insieme di misure urgenti per innalzare il livello di salute del Paese. Ecco le misure principali contenute nel decreto. Fumo. Il tabaccaio che vende sigarette ai minori di 18 anni sarà punito con una multa da 250 a 1000 euro. In caso di recidiva, la sanzione potrà arrivare ai 2000 euro e sarà accompagnata dalla sospensione per 3 mesi della licenza all'esercizio dell'attività. Gioco d'azzardo. I videopoker e altre macchinette con giochi d'azzardo non potranno essere installati all'interno o in un raggio di 200 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socioassistenziale e luoghi di culto. La norma si applicherà solo ai nuovi esercizi, previste inoltre delle limitazioni alla pubblicità dei giochi con vincite in denaro. Bibite. Salta la tassazione sulle bibite zuccherate e gassate che tanto aveva fatto discutere. Il decreto prevede invece l'obbligo, dal 1 gennaio 2013, della presenza di almeno il 20% di succo naturale nelle bevande analcoliche con frutta. Sushi e cibi crudi. Saranno vietati il pesce e il latte crudo nelle mense. Alimenti dietetici e per l'infanzia. Potranno essere prodotti solo in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.
Lo stesso varrà per la produzione di integratori alimentari e cibi addizionati con vitamine e minerali. Sport. Previsto l'obbligo della presenza di defibrillatori automatici in tutte le società sportive, professionali e dilettantistiche. Medici di base. I medici di famiglia potranno riunirsi in aggregazioni di studi per garantire un servizio sul territorio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. L'aggregazione non sarà obbligatoria. Nomine e primari. A farle sarà una commissione di 3 direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito dagli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. La mancanza d'acqua a San Lorenzo e nella frazione di San Pantaleone continua a tenere banco nonostante le recenti proteste dei cittadini che nelle scorse settimane erano scesi in piazza bloccando la strada per Bagalati in segno di protesta contro l'inerzia del sindaco e dei suoi amministratori. Nei giorni scorsi in varie parti del territorio è intervenuta la polizia provinciale diretta dal comandante Domenico Crupi, che dopo aver riscontrato numerose irregolarità ed allacci abusivi ha provveduto a sanzionare i ladri d'acqua. Anche i carabinieri della stazione locale di Bagalati, guidata dal maresciallo Rosario Locata e sotto la direzione del capitano Gennaro Cascone della compagnia di Melito, hanno effettuato controlli e sopralluoghi alla presenza dei vigili urbani dello stesso comune. L'attività delle forze dell'ordine continua, a dimostrazione che le istituzioni, o almeno quelle in divisa, rispondono e sono a servizio dei cittadini e della collettività. Reggio Calabria, scatta custodia cautelare in carcere per direttrice Poste di Melicucca, ritenuta responsabile del reato di peculato. Reggio Calabria, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PR di 42 anni, originaria di Reggio Calabria, già direttrice dell'ufficio postale di Melicucca, ritenuta responsabile del reato di peculato. Il provvedimento trova la sua origine dall'attività di indagine condotta dai magistrati della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal procuratore capo dottor Giuseppe Creazzo, avviata quando una cittadina, titolare di un libretto di deposito postale, avendo accertato alcuni ammanchi di denaro dei propri titoli di risparmio, si è rivolta ai carabinieri di Melicucca. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, acclarando che la direttrice dell'ufficio postale del piccolo centro Pre a Spromontano aveva sottratto in più occasioni ed in danni di diversi correntisti postali ingenti somme di denaro dei loro depositi di risparmio, approfittando a volte anche dell'età avanzata dei titolari dei libretti postali. Accertate le prime responsabilità penali, venivano emessi provvedimenti di sequestro patrimoniale e richiesta ordinanza di misura cautelare a carico dell'ex direttrice dell'ufficio postale. In esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP di Palmi, dottor Gaspare Spedale, l'arrestata è stata condotta nel carcere di Reggio Calabria. Ed ora una notizia pervenuta dal comune di Melito Portosalvo sulla disinfestazione del territorio comunale. Si dà avviso alla cittadinanza che la disinfestazione del territorio comunale sarà effettuata lunedì 10 settembre 2012 a partire dalle ore 21. La data in questione è stata comunicata dal Dipartimento di Prevenzione e Servizio di Disinfezione Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. L'intervento sarà eseguito a cura del personale dell'unità operativa dello stesso servizio di disinfezione, il quale interverrà in prima battuta a livello di pozzetti, sulle cui condizioni di insalubrità l'amministrazione comunale ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Ultimata questa fase, la disinfestazione sarà estesa a tutto quanto il territorio. Era questa l'ultima notizia, dalla redazione di Melito TV è tutto, grazie ed arrivederci.